66. L'altro giorno noi abbiamo festeggiato i suoi 50 anni. Auguri. Una persona unica, semplice, ma capace di dare impulso e vitalità continua per questa realtà luciana, anche e soprattutto nei momenti di sconforto e di abbandono, riuscendo però con la sua famiglia e in particolare con la sua mamma e ai collaboratori più stretti a superare brillantemente tutti gli ostacoli che la vita quotidiana ci presenta. Eccellenza Reverendissima, comunità e istituzioni, noi siamo orgogliosi di averlo avuto. Siamo orgogliosi di averlo con noi e lo vogliamo ancora con noi. Altrettanto bella e forte e che sta nel cuore di tutta la nostra città, è parte integrante, attiva, importante della città di Cava dei Tirreni. Io a nome della città di Cava dei Tirreni faccio i miei ben sinceri auguri per questa tappa importante a Don Beniamino. Pazienza, 25 anni si pagano ragazzi, mi dispiace, un attimo ancora, però permettetemi anche di esprimere con una parola i sentimenti di questa sera. La categoria che voglio utilizzare per esprimere i miei sentimenti è quella del ricordo. Partendo da un brano del libro del Deuteronomio, capitolo 8, che dice: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere, là dice in questi 40 anni, io mi devo accontentare di 25, e scusate se è poco. Un ricordo è un frammento della nostra vita, è qualcosa vissuta che ci è rimasta impressa nella mente, perché magari è stato un evento felice o al contrario un evento infelice, purtroppo può essere anche rimasto impresso nella nostra mente un brutto ricordo, qualcosa che ha inciso in negativo la nostra vita. Certe volte i ricordi sono prepotenti, occupano la mente contro la nostra volontà. Spesso non si ha voglia di stare a pensare al passato, ma i ricordi sono lì che si ripresentano tra i nostri pensieri. C'è chi si ricorda della propria infanzia, della vecchiaia, delle vecchie amicizie, delle prime cadute, c'è chi si ricorda dei fallimenti, dei successi. I ricordi si legano a momenti felici della nostra vita, ad attimi passati, a persone conosciute, a sensazioni che vogliamo portare per sempre nel nostro cuore. Che vita sarebbe una vita senza ricordo? Il ricordo non è nostalgia del passato, ma è memoria che porta davanti agli occhi del presente le opere meravigliose che Dio ha fatto nella nostra vita. Ricordare non è rimpiangere quello che non c'è più, ricordare non è nostalgia, ricordare non è intristirsi, ricordare è riportare al presente il passato per avere la forza per il futuro, per mantenere viva un'esperienza bella o brutta che sia stata, per conservarne l'insegnamento. Devo ricordare perché il passato sia presente, perché il passato diventa forza, perché il passato mi insegni qualcosa per il futuro. Ricordo, lo dice la parola stessa, rimanda al cuore.
diceva Kierkegaard, il vecchio perde la memoria, ma gli resta qualcosa di profetico, i suoi ricordi. Il ragazzo invece ha una buona memoria, ma non ha ricordi. A 50 anni mi prende il lusso questa sera di condividere con voi qualche ricordo, forse perché mi sto facendo anziano, ma dentro mi sento ancora giovane, ragazzo, pronto a condividere con voi le cose belle. Allora ricordo il giorno del sì, nel caldo di Amalfi, questa sera non è da meno. Ricordo la trepidazione, ricordo l'emozione di quel momento, ricordo che c'è una voce che mi guidò quella sera, Beato Luigi, e che ha continuato a guidarci in questi anni. Io ti condurrò, non sei tu ad andare per una strada che tu vuoi, ma io ti condurrò. Ricordo la bella esperienza di Roma, e approfitto per salutare gli amici che sono venuti da Roma questa sera, un'esperienza bella dal punto di vista culturale, umano e spirituale. Ricordo gli anni dell'entusiasmo quando arrivai qui a Santa Lucia, tutto e subito, questo era il motto. Ogni attimo andava vissuto intensamente, bisognava realizzare progetti e sogni. Quanta gente non ho lasciato in pace in quegli anni, a quanta gente ho rotto le scatole in quegli anni. Ricordo con piacere pure quegli anni di entusiasmo giovanile. Ricordo i volti di tanti ragazzi che oggi sono diventati uomini, donne impegnate, affermati professionisti e imprenditori di successo. Quante notti passate sotto le stelle di Ravello, Praiano, Sapri, a cantare, pregare, riflettere e sognare. E devo dire la verità, anche a prendere qualche secchiata d'acqua. Si era giovani all'epoca. Ricordo tutto il bene ricevuto che si è concretizzato in volti, incontri, circostanze, dialoghi, occasioni e perché no, quante correzioni mi avete usato in questi anni. Ricordo i momenti difficili in cui la sofferenza, le lacrime, il dolore mi hanno maturato ponendomi di fronte al mistero del male e della cattiveria gratuita. Tutto è grazie. Ricordo anche i tanti limiti, le tante fragilità, i tanti difetti che caratterizzano la mia persona. Ricordo i tanti sogni e progetti che la provvidenza e la misericordia di Dio ha voluto realizzare grazie al mio umile ministero sacerdotale. Dopo tanti anni e tanto cammino percorso, posso dire questa sera con serenità che so a chi ho dato la mia fiducia. A un Dio che ti porta nel deserto, a un Dio che ti porta nella valle oscura, a un Dio che ti porta sulle alture, a un Dio che ti porta per sentieri tortuosi, per pascoli verdeggianti dove scorre latte e miele, ma che non ti lascia mai solo. So a chi ho dato la mia fiducia. Il ricordo del passato, di questi anni e di tutto il cammino percorso mi portano questa sera a rinnovare la mia fiducia come elemento portante del mio cammino di fede, della mia maturazione umana e spirituale. Mi fido di Dio, mi sono fidato di Dio, mi fido di Dio e voglio continuare a fidarmi di Dio. Non le mie forze, non la mia persona, ma la sua grazia è quello che conta e che vale. Quello che avevo compreso da giovane prete ora acquista maggiore consapevolezza alla luce del cammino fatto. Posso dire che ho toccato con mano sulla mia pelle cosa voglia dire fidarsi del Signore. Voi siete la prova più concreta dell'amore di Dio, il vostro affetto, la vostra pazienza, la vostra comprensione
la vostra stima, quella del vescovo e quella dell'intero presbiterio, sono la prova tangibile che il Signore mantiene le sue promesse. Grazie. Tutti veramente commossi e anche contenti, molto contenti di partecipare a questa bella cerimonia. In fondo io conosco Don Beniamino da quando era studente e quindi conosco veramente la sua indole buona, il suo impegno e che poi ha dimostrato in tutti questi anni come parroco di Santa Lucia. Lo ammiriamo tutti. E affetto e stima. Ma noi non chiamiamo. Sì, una serata molto bella nella quale tutta la comunità si è stretta intorno a Don Beniamino per festeggiare i suoi 25 anni di sacerdozio. E 25 anni molto intensi, attivi. Qui ha reso la parrocchia una delle più vivaci della diocesi, con tante iniziative. Poi la cosa bella è che sa coinvolgere il popolo, le persone, sa coinvolgerle. Ultima iniziativa è certamente il centro pastorale, che è costato parecchio con la partecipazione dei fondi dell'8 per mille, ma anche il popolo con tante iniziative ha partecipato, quindi ha saputo coinvolgere, rendere partecipe dell'iniziativa. Belli sono stati tantissimi, momenti di aggregazione, momenti di gioie, di lacrime, momenti soprattutto nello stare vicino alle persone. La cosa più bella del prete è quando sta in mezzo alla gente. Come dice Papa Francesco, qualche volta deve stare un poco più avanti, qualche altra volta deve camminare indietro, ma soprattutto deve stare in mezzo alla gente. Se dovessi sintetizzare il mio stare qui a Santa Lucia, ho cercato di essere un prete in mezzo alla gente, con tanti impegni, è vero, con tante responsabilità anche fuori parrocchia, ma ho cercato di non far mai mancare il mio voler stare in mezzo alla gente. E dopo 25 anni, ecco, voglio rinnovare questo impegno, stare in mezzo a questa gente a lavorare per il Regno dei Cieli. Più quello che ho ricevuto che quello che ho dato, perché è vero quella parola di Gesù che dice riceverete 100 volte in case, famiglie, amicizie, affetto. Allora è più quello che ho ricevuto che quello che ho dato. Io ho cercato semplicemente di dare quello che sono, me stesso, disponibile, ma ho trovato della gente che ha ripagato, ricambiato 100 volte tanto. Ecco, questo è il grazie che voglio dire anche attraverso RTC, per dire Signore grazie perché mi ha dato delle persone che mi hanno voluto bene e hanno saputo moltiplicare per 1000 quel poco che io sono e che ho dato.